quest'anno è stato inserito nel circuito una tappa al mare. Per noi molto inusuale, però anche interessante, insomma, provare a cimentarsi in terreni che non sono consueti, soprattutto per me, insomma, come provenienza, quindi preferisco piuttosto la zona collinare o montana, però insomma un'esperienza sulla sabbia è una bella esperienza. Com'è la camminata con i bastoncini in spiaggia? Beh, tecnicamente è un po' diversa da quello che facciamo di solito. Ci sono circa 4-5 km di spiaggia, quindi dobbiamo vedere un po' la sabbia se si cammina sul morbido o su un po' più duro. Completamente diverso dagli altri tappi di Giro Nordi che di solito si fanno in montagna o in terreno collinare così. Sarà sicuramente un percorso tosto perché prevede parecchia sabbia, quindi avremo un percorso che sarà molto tecnico da questo punto di vista e pertanto ce la giochiamo tra i primi della classifica, se vogliamo. Ecco, ci vuole un allenamento particolare per camminare sulla sabbia? Per quanto riguarda la sabbia, sicuramente il fatto stesso che si affonda un po' di più, c'è bisogno di abituarsi più che altro al terreno. Poi per il resto fa tutto quanto, diciamo, per quanto mi riguarda, quantomeno la tecnica. Da Bologna a Lignano è anche un bel viaggio, ma ne vale la pena? Ma ne vale la pena perché il posto, devo dire, è bellissimo. Non ero mai venuto qua, ieri mi sono fatto un bel giro, veramente bello. E poi ne vale la pena per questo contesto, per tutta la gente che c'è, per il fatto di incontrare, conoscere persone nuove e soprattutto gareggiare in una competizione con più di 100 iscritti, che per il Nordica è una cosa rara, direi. Quindi sono contento, poi vada come vada, insomma, l'importante è divertirsi.